Giornata faticosa a salire questo palazzo, diversi imprevisti, persone un po' aggressive che sono fuggite, purtroppo non tutte riusciamo a riprenderle, ma il problema grande di questo posto, come diciamo sempre, non sono questi atti di aggressione e criminalità che ci sono all'interno se cerchi di vedere cosa combinano all'interno di questi palazzi, ma è proprio il palazzo stesso che all'interno contiene tutte queste situazioni. Siamo, Paolo, all'ultimo piano, una bellissima vista panoramica. Speriamo di tornare nelle prossime volte con una ristrutturazione e un palazzo che sia funzionale, civile, legale per una Milano nuova, non questa roba qui che è trash, degrado e criminalità. Prego Paolo, fai vedere ai nostri amici. Ed ecco che durante il lockdown qualsiasi restrizione, gli spazi di illegalità vengono utilizzati per tantissime situazioni. Si entra in questi palazzi, si spaccia, si ruba, si smontano veicoli rubati e si gioca persino a pallone per ingannare il tempo tra un pernotto e l'altro in queste situazioni abusive che vi stiamo facendo vedere insieme a Paolo Rusconi. Pensate quanta legalità c'è al di là del DPCM di Conte e del coronavirus. Andiamo! Avete visto che bella panoramica? Da qua si vede quasi tutta la nostra bella Milano. Come potete vedere qua, possiamo vedere una mascherina di quelle chirurgiche che fa capire benissimo che anche durante il lockdown c'è qualcuno che frequenta questo posto.
dice qualcosa? Sono scappati. Apri. Ok ragazzi, wow, ci siamo fatti questa sudata, tutta questa strada a piedi. Frank, tieni un metro da me e descrivi un po' quello che hai trovato qua dentro. Beh, c'è da dire che qualche mese fa siamo stati in questa struttura. Sette mesi fa. Questo vetro non era rotto, invece adesso è stato il nostro ingresso. E abbiamo visto che questa struttura è grandissima, molto spaziosa e si potrebbe utilizzare per tanti motivi, soprattutto in questo momento di lockdown, che può essere una buona risorsa sia per i malati, sia per chi è senza... E soprattutto per cercare di picchiare noi. Perché un colpino di striscio l'abbiamo preso, ma va bene. Ve la condoniamo perché siamo buoni e c'è il coronavirus. È proprio questo il problema. Quando siamo entrati abbiamo messo un bastone davanti all'ingresso alla porta per far vedere, appunto, come potete vedere è questo il bastone, per notare se fosse passato qualcuno. Ovviamente abbiamo trovato il bastone scostato dalla porta e si è sentito anche il rumore, quindi mentre eravamo all'interno qualcuno è entrato. Aggiungiamo che io, che ho il vizio di andare un attimino più su perché mi piace vedere gli spazi in anteprima, ne ho incrociato qualcuno anche non molto gentile, ve lo dicevo prima, tra il penultimo e l'ultimo piano, che prima ha tentato di chiudermi dentro, dopodiché sono riuscito a uscire e per uscire mi ha tirato un colpettino. Ecco, il senso di questa situazione che vi facciamo vedere oggi, al di là del degrado eccetera, per farvi capire che queste persone che sono qui all'interno non sono per nulla pacifiche. Perché se no, che gli interessa se qualcuno viene tutto pieno di scritte? Loro riconoscono quelli che gli sono, tra virgolette, ostili, perché come noi cercano la legalità, l'ordine, la giustizia e la sicurezza, e quelli che invece fanno parte del loro circolo. Il bastone messo lì sulla porta, nello specifico, avevo detto a Frank di metterlo, anche perché hanno il vizio di chiudere le porte, perché sono delle porte di quelle a spinta, loro hanno un gancetto e le bloccano. Quindi è stato fatto per quello, non ci potevano chiudere al pian terreno perché hanno sfondato una vetrata dall'altra parte e quindi ce l'abbiamo fatta e questo è il tutto. Vi salutiamo, andiamo avanti. Un tranquillo per noi pomeriggio di sopralluogo per voi. E cosa troviamo sempre qui via Midani, Antegnati, zona Ripamonti, costruzioni Ligresti abbandonate da 20 anni? Voilà. Questi sono i fuochi che qualcuno di voi mi scrive in chat, anche in privato, che sento ogni tanto partire per aria senza esserci nessuna ricorrenza particolare. Ecco, questi vengono usati quando è arrivato il carico di droga per informare chi ne ha bisogno, tutti quelli che lavorano per questo settore, insomma, che è disponibile la situazione. La situazione vive tra quegli alberi lì dove viene nascosta la droga, e l'abbiamo visto diverse volte, su questi rami qui di fronte, e qua dove viene detenuta e dove ci sono le persone che ritirano i soldi dietro queste cancellate e poi spariscono, come avete visto nei innumerevoli scale, scalette e uscite che ci sono. Uno spaccio della droga, H24, zona Ripamonti, sud Milano, 2020. Andiamo avanti. La domanda che viene in automatico è: cosa ci fanno delle mutande da donna qua sotto un porticato? Signore, i giocatori di pallone. Thank you.
pane fresco, birre, sono appena scappati, sono quelli che mi sono scappati. Lasciate il pallone. Da dove arriva sto pallone, Frank? È arrivato da quella parte, quindi dall'uscita. Ok. Tutto bene, capo? Okay. Qui? Tanto tranquillo. Non si muovono? Tanto. Meno male. Ok, grazie, buon lavoro. Uscita. Cari amici, dopo essere entrati di lì, che avete visto altro palazzo o altre chiusure, abbiamo parlato con uno degli operai qua a fianco, che fortunatamente non è infastidito più di tanto, anche perché i giri qui sono di notte, ma come vedete non c'è più una misura di protezione. Paolo, se vuoi fargli vedere, entra, gli fai vedere questa e quell'altra. Amici, questo è il palazzo che dà dalla parte della NUIR, dei vigili urbani. Guardate cosa c'è lì in fondo. Noi stiamo andando a cercare queste persone che ci hanno tirato dietro un pallone, come vedete hanno cagato anche qui, oltre che giocare al pallone, per fargli due domande, ma stanno scappando.